Era il 31 ottobre del 1517, così vuole la tradizione, quando il monaco agostiniano Martin Lutero affiggeva sul portone della cattedrale di Wittenberg, città della Sassonia, le celeberrime 95 tesi con cui argomentava contro la vendita delle indulgenze nella Chiesa. Da quel gesto, preceduto e seguito da una stagione di dispute e contrasti, originava in seno al cattolicesimo una spaccatura mai più sanata, anche se da decenni, specie dopo il Vaticano II, il cammino ecumenico e il magistero dei papi hanno cercato di orientare l'antica divisione verso l'obiettivo di una nuova unità. E proprio nei giorni in cui giunge al culmine del suo 500° anniversario, la riforma luterana è stata oggetto di un convegno alla Pontificia Università Lateranense. Il 18 e 19 ottobre scorsi, biblisti, storici e teologi cattolici ed evangelici si sono incontrati per discutere i risultati di una ricerca sul tema della spiritualità della riforma promosso dalla CEI. Un lavoro corposo, articolato in tre punti principali, spiega il professor Giuseppe Lorizio, che alla Lateranense insegna teologia fondamentale. Il primo tema è il tema della croce, che Lutero ha messo al centro anche del suo stemma. C'è questa croce nera circondata di rose bianche, per cui il cristiano è sempre di fronte alla croce ed è sempre sotto la croce. Ecco, comprendere sempre di più la croce come nostra teologia e la teologia della croce di Lutero ci aiuta ad andare al cuore della fede cristiana, che è il mistero pasquale. Il secondo tema riguarda la giustificazione, ovvero il fatto che nessuno si possa ritenere completamente redento o giusto se non per l'intervento di Cristo, e il punto d'incontro con le comunità della Riforma, afferma il professor Lorizio, sta nell'esperienza dei santi, che più sono tali più si sentono peccatori. Terzo punto, la riforma della Chiesa e l'adeguamento delle sue strutture al Vangelo, come non sempre è accaduto nella storia. Ma qual è l'attualità della Riforma 500 anni dopo? L'opinione di uno dei relatori al convegno, il professor Lothar Vögel, teologo della Facoltà Valdese di Roma. Secondo me la teologia della croce di Lutero è forse uno dei punti più attuali, perché da un lato è un approccio molto critico, cioè in questo perché di Gesù si riassume una forte messa in questione delle nostre abitudini religiose, delle nostre organizzazioni, del nostro modo di pensare che la religione debba essere in qualche modo. E al tempo stesso cerca di sviluppare, in vista di tutte queste domande, una prospettiva consolante. L'anno delle commemorazioni della Riforma era iniziato il 31 ottobre 2016 con la visita di Papa Francesco in Svezia e la celebrazione della preghiera ecumenica comune nella cattedrale luterana di Lund. Un momento di forte intensità ecumenica suggellato dall'abbraccio con il vescovo Munib Yunan, presidente della Federazione Luterana Mondiale, e dalla firma di una dichiarazione comune. Questo documento ci invita a riflettere sul fatto che Papa Francesco cerca ciò che unisce e quindi siamo chiamati a fare penitenza quando abbiamo creato divisione. E qui si è celebrata una reciprocità nella necessità, come direbbe Giovanni Paolo II, di purificare la memoria.